Se dico melatonina, probabilmente pensi subito al sonno, ed è giusto. Viene chiamata l'ormone della notte, perché ci aiuta ad addormentarci e regola il nostro ritmo circadiano. Ma la melatonina non serve solo a dormire meglio, è un antiossidante potentissimo, un modulatore del sistema immunitario e persino un alleato nella prevenzione oncologica. Rimani fino alla fine, perché l'ultima funzione ti stupirà davvero. Quasi nessuno la conosce e cambierà il modo in cui pensi a questa molecola. La melatonina è una scoperta relativamente recente, ma rivoluzionaria. È stata individuata nel 1958 dal dermatologo Aaron Lerner, che la trovò nella ghiandola pineale di bovini. All'inizio si pensava fosse solo un ormone minore, legato al sonno. Col tempo, però, gli studi hanno mostrato che la melatonina è presente in molti altri tessuti, nella retina, nella pelle e soprattutto nell'intestino. Lo studio di Bubenik del 2002, pubblicato sul Journal of Physiology and Pharmacology, ha dimostrato infatti che il tratto gastrointestinale produce quantità di melatonina fino a 400 volte superiori rispetto alla ghiandola pineale. Questo cambia completamente la nostra visione. Non è una sostanza di nicchia, ma un regolatore diffuso in tutto l'organismo. La funzione più conosciuta resta però la regolazione del ritmo sonno-veglia. La melatonina aumenta la sera, raggiunge il picco tra l'una e le quattro di notte e cala al mattino. Chrysler e colleghi, già nel 1981 su Science, hanno dimostrato che la luce naturale del mattino è fondamentale per sincronizzare il nostro orologio biologico. Più sole prendiamo al risveglio, più melatonina produciamo la sera. In pratica, se vuoi dormire meglio, esci la mattina per una passeggiata o anche solo per 15 minuti alla luce naturale. Ma la melatonina non si limita al sonno. È anche uno degli antiossidanti naturali più potenti. Funziona sia direttamente, neutralizzando i radicali liberi, sia indirettamente, aumentando l'attività di enzimi come il glutatione perossidasi e la gamma glutamilcisteina sintetasi, fondamentali per la sintesi e l'azione del glutatione stesso nel corpo. Quindi non solo combatte direttamente i radicali liberi, ma stimola anche le cellule a produrre enzimi antiossidanti. Un esempio semplice. Immagina i radicali liberi come scintille che rischiano di incendiare un bosco. La melatonina è come un vigile del fuoco che spegne le scintille e rinforza gli alberi, rendendoli più resistenti. Quando parliamo di infiammazione, il discorso diventa ancora più interessante. L'infiammazione è utile per difenderci, ma se resta accesa troppo a lungo, diventa dannosa. La melatonina agisce come un termostato naturale, abbassa l'eccesso di infiammazione e riporta equilibrio. Una review di Ardeland del 2005 su Cellular and Molecular Life Sciences ha mostrato che la melatonina è in grado di bloccare alcuni interruttori dell'infiammazione dentro le cellule, evitando che la risposta resti attiva troppo a lungo. Così funziona come un regolatore naturale e diventa un antinfiammatorio efficace in tutto l'organismo. Il risultato è un rischio minore di infiammazioni croniche e un sistema immunitario che lavora meglio. E proprio sul sistema immunitario ci sono prove solide. Lo studio di Carrillo Vico e colleghi del 2005, pubblicato su Endocrine, ha confermato che la melatonina è un modulatore dell'immunità innata e adattativa. Rende le difese più efficienti, senza provocare reazioni eccessive. In altre parole, non le rende più aggressive, ma più intelligenti, capaci di bilanciare le risposte. Inoltre, favorisce l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, quello del relax e del recupero, che rende più efficaci i processi di guarigione. Con buoni livelli di melatonina, il sistema immunitario è come una squadra ben allenata, che sa quando attaccare e quando difendere. Il legame con il sonno e le difese è ancora più stretto. Uno studio del 2012 su Nature Reviews Immunology ha spiegato come il sonno, guidato anche dalla melatonina, sia essenziale per la memoria immunologica. Durante la notte, le cellule B consolidano la memoria immunitaria, registrando gli incontri con virus e batteri avvenuti durante il giorno. Se dormiamo poco o produciamo poca melatonina, questo processo non funziona bene e diventiamo più vulnerabili. Ma la melatonina entra in gioco anche nella prevenzione oncologica. Riduce l'angiogenesi, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni che nutrono i tumori, e stimola l'apoptosi, cioè la morte programmata delle cellule malate.
Una meta-analisi di Mills e colleghi del 2005, pubblicata sul Journal of Pineal Research, ha mostrato che la melatonina, usata insieme a chemio e radioterapia, migliora la sopravvivenza dei pazienti oncologici e riduce gli effetti collaterali delle cure. Per questo alcuni oncologi la usano come supporto, non come sostituto, alle terapie tradizionali, per ridurre lo stress ossidativo e proteggere i tessuti sani. Il legame con lo stress è altrettanto forte. Uno studio del 1997 ha dimostrato che la deprivazione di sonno e lo stress aumentano i livelli serali di cortisolo, disturbando la secrezione di melatonina e causando risvegli precoci. La relazione tra melatonina e cortisolo è stretta. Di notte la melatonina dovrebbe salire mentre il cortisolo si abbassa. Se siamo stressati o esposti a troppa luce artificiale, questo equilibrio si rompe. Il cortisolo resta alto anche di notte e la melatonina cala troppo presto. Ecco perché molte persone si svegliano frequentemente, spesso intorno alle 3 di notte, proprio quando il cortisolo risale e la melatonina scende. Non tutti, però, produciamo melatonina nello stesso modo. Uno studio del 2007 pubblicato su Chronobiology International ha dimostrato che esistono diversi cronotipi. Ci sono persone mattiniere, con una produzione anticipata di melatonina, e i nottambuli, con una produzione ritardata che li rende più attivi la sera. Il problema nasce quando il nostro cronotipo naturale si scontra con i ritmi sociali, scuola, lavoro, impegni forzati. Questo sfasamento costante prende il nome di social jet lag e può portare a insonnia, stanchezza cronica e perfino obesità. Se vuoi approfondire il tema dei cronotipi, ti invito a seguire il canale. Presto uscirà un video dedicato proprio a questo argomento. Molte persone pensano che la melatonina si possa stimolare solo con integratori o farmaci. In realtà, il nostro corpo la produce da solo e possiamo aiutarlo molto semplicemente agendo sullo stile di vita. Il fattore più potente è la luce. La melatonina si accende al buio. Più la sera siamo circondati da lampade forti, schermi e luci fredde, più la sua produzione viene bloccata o ritardata. Al contrario, abbassare le luci nelle ore che precedono il sonno, preferendo tonalità calde e soffuse, dà al cervello il segnale giusto per iniziare a produrla. Un altro aspetto fondamentale è l'esposizione alla luce del mattino. Passare almeno 15 minuti all'aperto subito dopo il risveglio, anche solo per una camminata o per fare colazione vicino a una finestra luminosa, rinforza l'orologio biologico e rende più regolare la produzione serale di melatonina. La luce del giorno agisce come un reset che sincronizza i nostri ritmi circadiani. Contano molto anche gli orari. Andare a dormire e svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, anche nei weekend, insegna al corpo quando deve prepararsi al sonno. Ogni volta che stravolgiamo i ritmi con notti in bianco o risvegli troppo tardivi, la melatonina fatica a seguire uno schema coerente e il sonno diventa più leggero e frammentato. La sera, oltre a ridurre la luce, possiamo inserire piccoli rituali di rilassamento. Una doccia o un bagno tiepido un'ora o due prima di coricarsi accelera il raffreddamento del corpo e manda un ulteriore segnale che è arrivato il momento di dormire. Anche limitare caffè e alcol nelle ore serali è fondamentale. Entrambe queste sostanze disturbano la secrezione naturale di melatonina e peggiorano la qualità del sonno. Per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono alcuni cibi che stimolano la produzione di melatonina e ti aiutano ad addormentarti prima. Ma per non dilungarmi, ti rimando al video che ho dedicato proprio a questo argomento, dove trovi spiegazioni e consigli pratici. In sintesi, basta rispettare i segnali naturali del corpo: luce di giorno, buio di sera, orari costanti e piccole attenzioni alla routine. Chrysler nel 1981 ha dimostrato che la luce del mattino è il segnale più potente per regolare l'orologio interno e favorire la produzione serale di melatonina. E ora veniamo alla funzione meno conosciuta, quella che probabilmente ti stupirà di più. Come dicevamo all'inizio, l'intestino produce molta più melatonina del cervello. Bubenik nel 2002 lo dimostrò chiaramente. La melatonina intestinale ha funzioni completamente diverse da quella pineale. Protegge le mucose, riduce infiammazioni, regola la motilità intestinale e dialoga con il microbiota. Somerville e colleghi, nel 2018, su Frontiers in Endocrinology,
hanno mostrato che la melatonina intestinale influenza direttamente l'equilibrio della flora batterica, migliorando digestione, difese immunitarie e persino l'umore. È un esempio concreto dell'asse intestino-cervello. La salute dell'intestino influenza la mente e la melatonina è uno dei messaggeri principali. Arrivati alla fine del video, abbiamo capito che la melatonina non è solo l'ormone del sonno. È un regolatore del ritmo circadiano, un potente antiossidante, un modulatore delle difese immunitarie, un alleato contro l'infiammazione e persino contro i tumori, e infine una molecola che agisce anche nell'intestino con effetti sorprendenti. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi contenuti. Fammi sapere nei commenti se eri già a conoscenza delle funzioni della melatonina e se utilizzi già una di queste strategie per dormire meglio. Ci vediamo al prossimo video.